La ripresa dell'attività in presenza dell'Associazione Nazionale Forense accompagna quella che si spera sia la ripresa del Paese, un Paese come ci si auspica, in grado di gestire e controllare la diffusione del virus senza ricorrere a nuovi lockdown. In questo scenario la giustizia deve tornare ad essere una priorità, da dove è necessario partire perché ciò avvenga, nelle parole del segretario generale ANF Luigi Panzini. Innanzitutto dobbiamo cominciare col dire che la giustizia italiana non è sottofinanziata, semmai le risorse vengono utilizzate in maniera diversa che in altri paesi europei e forse in modo poco razionale. In secondo luogo abbiamo visto come imprescindibile sia la digitalizzazione dell'intero comparto della pubblica amministrazione giudiziaria. E questa digitalizzazione va di pari passo con le intenzioni del Ministero e del Governo di prolungare la possibilità del lavoro agile sino al 31 dicembre 2020 per un limite massimo del 50% del personale. Non possiamo che salutare con favore le norme della legge di conversione del decreto legge rilancio che hanno introdotto depositi e pagamenti in Cassazione in forma telematica, l'obbligo di procedere al deposito degli atti introduttivi, tutto un inizio di processo telematico e comunicazioni telematiche nell'ambito del processo penale. Ecco, questa è la strada che va assolutamente completata con la telematizzazione anche dei procedimenti dinanzi ai giudici di pace, che sappiamo oggi essere assolutamente non dotati di formazione, di mezzi e soprattutto di processo telematico. E infine, sempre sotto il profilo della digitalizzazione, servirebbe un'unica piattaforma, un unico sistema operativo che serva e sia in grado di servire il processo civile, quello penale, quello amministrativo, quello contabile, quello tributario, perché digitalizzazione è sicuramente sinonimo di semplificazione. Va anche considerata con favore l'ipotesi dell'udienza da remoto, perché l'udienza da remoto è sicuramente utile e nelle disposizioni che oggi la prevedono sino a fine ottobre mira a in ogni caso a salvaguardare e ad assicurare il contraddittorio, la disponibilità e la volontà delle parti di farvi ricorso. Quantomeno l'udienza da remoto assicura la partecipazione dell'avvocato al processo, a differenza dell'udienza a trattazione scritta che ancora oggi sembra avere il sopravvento, che in realtà allontana l'avvocato dal processo, anche se per determinate fasi processuali, e tutti sanno che mi riferisco all'udienza di precisazione delle conclusioni, ecco, l'udienza a trattazione scritta rappresenta una ipotesi assolutamente percorribile e condivisibile. E sicuramente altrettanto deve dirsi per il processo penale, perché vi sono udienze e fasi in cui l'udienza da remoto nel penale può essere assolutamente utilizzata. Ecco, non bisogna portare avanti resistenze inutili e sfruttare al meglio tutte le opportunità che la tecnologia ci offre. La definizione dell'arretrato civile, l'informatizzazione dell'intero comparto giustizia e una migliore organizzazione del lavoro all'interno degli uffici giudiziari sono le priorità che l'Associazione Nazionale Forense vuole portare all'attenzione del legislatore, del governo, del ministro della giustizia. Senza dimenticare però che analogo discorso in termini di efficienza, modernità e di proiezione nel futuro toccherà farlo anche per quanto riguarda la nostra professione di avvocato.